questa è la fotografia di Minniti con Haftar. Io so che Giuliana ha una predilezione per Minniti e quindi capisco il perché di questa foto, però che è la nostra regista. Però io facevo riferimento alla foto di Bellino con i vari capi di Stato e di Governo. Perché siccome è una cosa antica, le cose antiche ovviamente hanno più valore, perché è antica, diciamo. No, però arriviamo anche a quella foto. Quella della conferenza di Berlino, però io la evocavo, adesso tanto arriverà. E mi serve per dire, eccola qua, mi serve per dire che succede adesso. C'è stato quell'incontro. E a che punto siamo sulla Libia? Ma guardi, Berlino è un primo passo. La cosa più importante di Berlino è che ha cercato di riportare la vicenda libica in Europa, cosa non semplicissima, perché il baricentro si è spostato in maniera incredibile verso Oriente. Se qualcuno Nel frattempo è arrivato Erdogan, è arrivato Putin, che hanno preso un po' in mano. Tre mesi fa, fosse venuto qui a dirvi che la Turchia era un paese chiave per risolvere il problema libico, non l'avremmo preso in considerazione. Il problema vero è che ci sono due grandi protagonisti, la Russia e la Turchia. E questo ha spostato ad Oriente la soluzione del problema. Quindi Berlino è il tentativo di riportare con il rischio centrale. Noi abbiamo già visto Russia e Turchia all'opera sulla Siria. E l'esito non è stato brillantissimo dal nostro punto di vista, dal punto di vista russo e turco è stato brillantissimo. E ne hanno pagato il prezzo il popolo curdo, vede? Noi siamo un mondo senza memoria e il mondo senza memoria alla fine non merita più nulla. Noi abbiamo chiesto al popolo curdo, poiché non volevamo che morissero i nostri, abbiamo chiesto di combattere Islamic State. L'hanno combattuto. E dopo che l'hanno combattuto l'hanno messo in un angolo Islamic State. Poi a un certo punto l'abbiamo consegnati nella spartizione tra russi e turchi. E i turchi hanno occupato la Siria del Nord con il beneplacito dei russi. Non vorrei che si applicasse lo stesso metodo verso la Libia. Anche e cioè perché la cosa che ricordiamo mi angoscia esattamente di più, dov'è la Libia e quello che può accadere rispetto alla Libia. La cosa che mi angoscia di più è l'idea di una spartizione delle zone, come è avvenuto in Siria. Dove ci sono gli amici dei turchi, cioè la Tripolitania diventa un protettorato turco, dove ci sono gli amici dei russi diventa un protettorato russo, la Cirenaica e il sud, il Fezzan. Sarebbe una catastrofe, uno scacco drammatico, allora, però, per l'Italia e per l'Europa. Ma a proposito...